A vegliare sulla notte dei romani una squadra interforze tra polizia, carabinieri e vigili urbani, dal prefetto di Roma un appello al rispetto delle regole. Anche Roma, come il resto d'Italia, torna a zona rossa. Capodanno in casa, divieti di botti e fuochi d'artificio, come prevede l'ordinanza firmata dalla sindaca Virginia Raggi. Non ci saranno eventi pubblici e sarà vietato muoversi dalle 22 alle 7 del mattino. L'appello del prefetto della capitale Matteo Piantedosi è quello di continuare a rispettare le regole, come già fatto per le feste di Natale. Conviene continuare a fare questo investimento per il futuro, che è un appello che proietta un po' una luce anche un po' su tutto ciò che può essere augurabile per il nuovo anno, perché sarà un nuovo anno che attraverso il sacrificio di tutti sarà foriero sicuramente di cose migliori. Previsti maggiori controlli sotto la lente i luoghi simbolo della città, a cominciare ad esempio dal Circo Massimo. Quest'anno la festa sarà rigorosamente in streaming. Stasera, durante proprio il periodo più critico, avremo circa 500 uomini che saranno dedicati in servizi straordinari, comunque di presidio aggiuntivo del territorio, che si aggiungeranno ai normali servizi già ordinariamente previsti. Tutto questo per presidiare, comunque per prestare attenzione a un territorio che comunque non vedrà eventi aperti al pubblico se non attraverso alcune dirette streaming, con alcuni eventi significativi che in luoghi simbolo Roma Capitale ha voluto organizzare. Prosegue poi l'impegno della prefettura per garantire la riuscita della campagna vaccinale. Ci sono stati, ci saranno nei giorni prossimi, secondo i piani che ci verranno comunicati, dei veri e propri servizi di scorte di questi importanti carichi di dosi di vaccino, che sono diretti verso i presidi ospedalieri secondo una pianificazione già fatta. Altro tema è quello della riapertura delle scuole. A partire dal 7 gennaio la prefettura ha predisposto un piano antiassembramenti. Non sono mancate le prese di posizione dei presidi. Mi sento di rassicurare tutti. Noi partiremo con questo piano, lo si fa, l'obiettivo anche qui della prioritaria esigenza di sicurezza sanitaria, ma saremo pronti poi ad accogliere tutti i suggerimenti e tutte le espressioni, anche critiche, per apportare i doverosi correttivi. Francesco Rositano, TGR Lazio.